Va bene, ciao, buonasera. Torniamo ad un tempo remotissimo con la luce di sera perché qui è buio, sono le 4:30, però è buio pesto. E questo è il video dei favoriti del mese di novembre 2022. Sembra un video del 2016, però invece è un video del 2022. Ma forse perché la lampadina è la stessa del 2016. Boh, va bene. Allora mi lancio subito in mezzo a tutte le cose di cui voglio parlarvi e comincio con quello che ho sulle labbra. Il colore stride proprio inesorabilmente con il color glicine di questo giaccone. Ma cosa non stride con questo giaccone? Questo è un giaccone che io in un'epoca remota, e per epoca remota intendo dire mica tanto tempo fa, il 2008, il 2009, io con questo ci andavo in giro. Questo era un giaccone che arriva un po' sopra le ginocchia ed era un giaccone stretto e fatto in un certo modo di, come lo chiamate voi questo pile? Non so, è piuttosto caldo. Dopo un po' è uscito fuori di moda, ma soprattutto sono usciti fuori di moda i colori. Qui in Germania è pieno di, purtroppo è pieno di persone che hanno dovuto lasciare in tutta fretta l'Ucraina e si trovano tutte qui in Germania. Quando andate in giro per la Germania, per le strade della Germania, sentite parlare solo in russo o in ucraino. E poi c'è una piccolissima quantità di gente che parla tedesco, e i tedeschi generalmente si spostano in macchina, non con i... Certo, ci sono anche i tedeschi che si spostano con i mezzi pubblici, dai, su, interpreta un po' le mie parole, però la popolazione che fa massa non è tedesca per le strade, la popolazione che fa massa è ucraina oppure russa e poi tutto il resto del mondo tranne la Germania. E quindi c'è una situazione veramente strana, ma vi sto parlando di questo per dirvi che dalle campagne dell'Ucraina arrivano persone con bellissimi colori, con giacconi di bellissimi colori, super anacronistici, ma con colori stupendi come questi, anche lineamenti stupendi, tutto stupendo, ma in qualche modo fuori luogo in questa terra vanitosa che si chiama Europa e che ha deciso con se stessa di mentire profondamente a se stessa e al mondo e fare finta ad ogni costo di trovarsi in un presente che è già futuro, che è già avveniristico, super avveniristico. In realtà non è vero niente ed è per questo che l'Europa se crolla, crolla per colpa sua, perché cioè, se tu menti a te stesso per troppo tempo arriva il momento in cui sbatti la faccia contro il muro, non è normale. Ma Valentina comincia un po'. Dicevo, il balsamo labbra che stride impietosamente con il colore inabbinabile di questo giaccone, con il color glicine, mi piace dire glicine, perché sul terrazzo a casa c'è sempre stato un glicine che un'estate fiorisce di là, un'estate fiorisce di qua, a volte fiorisce già a maggio, ma insomma questo glicine è esattamente di questo colore e quindi questo è color glicine. Il balsamo labbra della situazione è questo, Veleda Lip Balm nella tonalità Berry Red, ma questo non esiste più da 100 anni. Era uscito un po' di anni fa e io ce l'ho ancora, funziona ancora. Non è un balsamo labbra che rimane a lungo sulle labbra, però non so se vedete che dà una leggera colorazione. Questa colorazione a me sinceramente piace. Va bene. Poi il balsamo che ho incominciato ad usare in questo periodo è questo, l'ultimo badger, forse della mia vita, l'ultimo badger che mi era rimasto. Che bello tornare ad un badger e assaporare la differenza quando mi ero praticamente quasi assuefatta ed autoconvinta che anche un balsamo di questo tipo potesse andare bene. Certo, un balsamo di questo tipo, questo è Balea, l'avevo preso come omaggio in una filiale del DM, era incartato qui dentro, questa è la sua confezione, e vedete che qui c'è scritto Wir suchen dich, perché questo infatti era uno dei tanti omaggi disseminati per le filiali del DM,
nel periodo di reclutamento di nuovo personale giovane, perché qui c'è ogni anno una cosa di questo genere. Qui dentro ci sono tanti, tanti ingredienti riempitivi, però c'è anche un po' di olio di ricino, c'è però anche un po' di olio di palma, addirittura idrogenato. Modificato, però c'è anche un po' di cera alba, di cera candelilla, c'è un po' di burro di karité che in Germania si trova dappertutto perché i tedeschi hanno molti intrallazzi con alcuni paesi africani in cui si produce il burro di karité. Poi c'è perfino un po' di olio di avocado, di olio di mandorle dolci, cioè c'è un po' di tutto qui dentro, c'è tutto e non c'è niente. Questo è un balsamo molto leggero che fa in modo che le labbra non si screpolino, e quindi questo è molto molto positivo. Vedete che l'ho finito, lo sto un po' scavando con uno stuzzicadenti o con il retro, con il manico di un cucchiaino, però insomma l'ho finito praticamente. È durato molto a lungo, quindi ottimo il fatto che non si sia consumato velocemente. Mi viene una grande curiosità di provare gli altri balsami, quelli che si vendono e che quindi si pagano di Balea, per vedere se sono di uguale qualità, di peggiore qualità o di migliore qualità. Ho già controllato, mi trovo già nella fase in cui ho controllato gli inci, e l'inci di questo è completamente diverso dagli inci dei balsami labbra di Balea che sono in vendita oggi nel 2022 nelle filiali del DEM. Mi resta da trovare quello che potrebbe piacermi, ma c'è un problema, ossia che il mio browser Chrome non si può più aggiornare, e con il browser Chrome non aggiornato, le pagine del DM in cui ci sono gli ingredienti, ma soprattutto le opinioni dei consumatori, non sono visualizzabili. Compare una scritta che dice prova con un'altra pagina, ma in realtà non sono visualizzabili. Questo è un errore. È un errore del team di designer che ha fatto le pagine del DM e che le ha fatte probabilmente sottopagato. I lavoratori sono stati sottopagati, hanno lavorato molto in fretta e molto così, molto disordinatamente, quindi non hanno provato su una palette di computer, di browser e di aggiornamenti o di non aggiornamenti il funzionamento delle pagine del sito che hanno messo a punto. Questo è un errore. Mi è sempre stato spiegato da qualcuno che fa questo mestiere che questo è un errore grossolano di gente che si prende i soldi, di gente che si fa pagare per lavorare male praticamente. Tra l'altro, ha a che fare in questo periodo con gente proprio che lavora per il rinnovo di siti internet. Questa gente lavora veramente male. Non sa nemmeno lei che cosa fa e come si chiamano le varie cose che deve fare, che deve effettuare, però si vuole far pagare soldoni. E sai, quando tu devi rinnovare una pagina internet, non sei mai tu da sola a rinnovare una pagina internet, ma c'è un gruppo di gente che fa capo a questa pagina internet, e niente, vabbè, ma questi sono altri discorsi. Cioè, non riesco a far capire a degli zucconi che il tizio che ci deve rifare la pagina internet è un mentecatto, detto in parole proprio molto molto elementari, vabbè. Ma insomma, questo balsamo di Balea per stringere, no? Questo balsamo di Balea per me è stato ottimo, è molto leggero però. Ma allo stesso tempo evita che le labbra si screpolino. Poi l'ho portato dappertutto, me lo sono sempre rimesso per strada, funziona anche a temperature bassissime, laddove balsami di altro tipo, a temperature bassissime diventano durissimi, no? Proprio non reagiscono più. E insomma, non è stato un cattivo balsamo, credo proprio che prossimamente ne vedrete altri di Balea su questi schermi, però. Dicevo prima, avevo cominciato a dire prima, vuoi mettere i balsami beige? Cioè la differenza avvolgente e meravigliosa che ti viene sulle labbra quando ti spalmi questo. Questo è piccolinissimo. Qui dentro, se non mi venire a scrivere qui sotto che è piccolinissimo, non si dice, io lo dico, va bene, questo è il mio canale.
Qui dentro ci sono 4,2 grammi di prodotto, che è una quantità microscopica. Qui dentro c'è sicuramente di più. Qui dentro ci sono la bellezza, c'è cioè la bellezza di 4,8 grammi di prodotto. Questo balsamo ha il solito tappino che tutte le volte che lo stappi o ti salta via oppure ti porta via un pezzettino, una strisciatina di prodotto, quindi il solito balsamo interamente naturale che magari è anche di ottima qualità come lo è questo, ma dentro un involucro da pezzenti. Questo è il naturale in tutto il mondo perché Badger adesso è una marca statunitense, no? Ma io sono più di 10 anni che uso prodotti interamente naturali e se c'è una cosa che ti posso dire è che i prodotti interamente naturali bio certificati e che vogliono i tuoi soldi in quantità veramente esose, in quantità veramente grandi, no? Generalmente in cambio ti danno un prodotto che sì è naturale, però è fatto generalmente di ingredienti naturali, sì, ok, anche certificati, sì, ok, però terra terra. E in più le confezioni sono veramente confezioni da pezzenti. Allora, signorotti del bio mondiale, incominciate a calibrare le vostre azioni sul fatto che non è che tutte le allocche che comprano i prodotti interamente naturali sono veramente delle allocche, ce n'è qualcuna, ma voglio avere fiducia nel fatto che ce ne sono tante che in realtà sanno distinguere un involucro o una confezione, o chiamala come vuoi, da pezzente, scadentissima, da una confezione che ha un senso e che è anche utilizzabile in una maniera buona, in una maniera utile al consumatore. Comunque, detto questo, questo Badger è fantastico. Qui vedete la versione con la profumazione di vaniglia, che è una profumazione molto molto delicata. A proposito di vaniglia, fra un po' c'è una scopertona del 2022 e a proposito di vaniglia, io l'ho comprato a Rossmann questa candelina. Questa è una candelina di Rubin, che è una marca, una delle milioni di marche interne del Rossmann. È una candelina alla vaniglia, è strepitosa, ma poi soprattutto è subtle. Cioè diffonde un aroma di vaniglia senza rendervi, direbbe mio padre, la vaniglia ricordevole. Quando mio padre diceva ricordevole, diceva solitamente in negativo. Ricordevole significa memorabile, ma detto in una maniera diversa per sottolineare la negatività. Ecco, questa candelina invece è molto molto piacevole e diffonde un sentore vanigliato che è veramente piacevole all'olfatto, non ti disturba, non ti fa venire il mal di testa, non ti dà fastidio agli occhi. L'unica cosa è che questo affarino, come si chiama? Lo stoppino, la cosina da incendiare. È molto, come dire, è molto, non è fatta bene in tutta la sua lunghezza. Ci sono dei momenti in cui proprio scoppietta, però per il resto, per essere una candelina che costa 1,79 euro, è veramente perfetta. Ma come dicevo, se mi porto avanti e continuo a parlarvi dei prodotti, qui ce n'ho davvero tanti davanti, fra un po' sentirete parlare di qualcosa che è veramente una scopertona del 2022. Con cosa mi sono lavata le mani? Con due cose, cioè da una parte un sapone liquido, che è quello che usiamo quando torniamo a casa da fuori. In origine il sapone liquido era questo di Isana, Isana, marca interna delle drogherie Rossmann. Qui dietro forse leggete l'inci, ma forse anche no, perché ho scelto di fare questo video in qualità ridotta, così non butto soldoni per pagare la bolletta dell'elettricità e il video mi si carica più velocemente se la qualità è più bassa, chiaramente, no? Qui c'è la profumazione meravigliosa di Sun Ozone. Sun Ozone è l'ennesima marca interna del Rossmann che fa i solari, addetta ai solari, no? Ed è una profumazione meravigliosa perché è una profumazione, per qualche motivo, cioè meraviglioso che da epoche remote si era assopito dentro di me e oggi si è svegliato di colpo. Boh. E sarà la lampadina, perché anche lei viene da epoche remote. La lampadina sembra stare d'accordo con gli aggettivi remoti. Che stavo dicendo? Stavo dicendo che qui dentro c'è una profumazione di gardenia pazzesca,
stupenda, c'è una profumazione di estate brasiliana, c'è veramente una buona profumazione. Finito questo, sfiduciati, perché questa era una limited edition che non si vende più, siamo andati al DM, al Rossmann. Siamo andati al Rossmann a vedere cos'altro al posto suo avremmo potuto mai comprare e alla fine siamo caduti, abbiamo ceduto a questa pacchianissima ma nuova edizione limitata che si chiama Wild Leo. Ed il profumo è buonissimo, anche qui il profumo è buonissimo. Signore e signori, stampatevi una cosa nella capoccia. Le profumazioni di tutte le marche interne del Rossmann sono sempre molto molto buone. È veramente raro che una profumazione del Rossmann sia una profumazione già annusata altrove, ordinaria, noiosa. Le profumazioni del Rossmann sono sempre buonissime. Però infatti i prodotti del Rossmann costano leggermente di più negli ultimi tempi, perlomeno, dei prodotti del DM. Però in generale il Rossmann ha prodotti più bassi rispetto a prezzi più bassi rispetto ai prodotti del DM, ma perlomeno i prodotti che compriamo noi sono in alcuni casi di prezzo più elevato. Faccio un esempio: le creme da viso o i prodotti di Alterra, per esempio, costano tutti di più rispetto a quelli di Alverde, però sono fatti anche meglio. Ma torniamo a questo sapone liquido. Per quanto possa essere ridicola questa veste, questo look, perché questo si chiama Wild Leo, ma è, cioè, questa fantasia, come la chiamate voi, animalie? Questa fantasia animalie non c'entra niente col leone, no, naturalmente. E poi non so perché si chiami così. Ad ogni modo, c'è una ditta che fa saponi francesi, c'è una ditta francese che fa saponi. Uno dei suoi saponi si chiama Edelweiss e ha un odore che è assolutamente identico a questa profumazione. E di questa linea del Rossmann esiste anche lo spray profumante per i capelli, che però contiene l'alcol al secondo o al terzo posto. Esiste la crema, la spuma, come si chiama? La schiuma per radersi le gambe. Poi esiste il deodorante. E poi che altro esiste? La crema per le mani, lo shampoo e il gel doccia, cioè proprio questa è tutta un'intera linea. I prezzi sono bassissimi. A me però di tutta l'intera linea non mi serve niente, l'unica cosa che potrebbe interessarmi è la crema per le mani, ma un tappino che si avvita e i tappini che si avvitano non mi piacciono. Mi piacciono i tappini che si aprono e si chiudono, come per esempio questo, no? Questo rimane attaccato alla confezione, il tappino che invece devi svitare e poi togliere prima di prelevare la crema, naturalmente ti fa perdere tempo ed è molto scomodo, è un tappino cheap, no? I tappini, le confezioni scadenti e da pezzenti di cui sopra e di cui prima. Comunque questo sapone è veramente fantastico. Tutti e due questi saponi sono estremamente delicati con le mani, non ci screpolano le mani e nonostante le temperature gelide dell'acqua dei nostri rubinetti, noi abbiamo le mani ancora abbastanza intatte. Altrimenti mi sono anche lavata le mani, ma anche la faccia con questo sapone che tento di staccare, profumato proprio di sapone fresco e buono. Questo, signore e signori, è un sapone di Nivea, che voi chiamate Nivea, e ho comprato questo sapone perché gli indiani al piano di sotto usano evidentemente questo sapone perché l'odore è uguale. E siccome voglio concedere agli indiani che qualche volta fanno anche una cosa che non puzza e che non è assolutamente disturbante per la psiche. Ecco, se c'è una cosa buona che fanno è lavarsi le mani con una saponetta che ha veramente un profumo gradevole e che secondo me è questa saponetta. Dunque sono andata al Rossmann, mi sono annusata tutte le saponette, poi sono andata a casa, mi sono letta tutte le valutazioni e tutte le opinioni dei consumatori per quanto riguarda tutte le saponette, alla fine ho comprato questa, ma ho fatto un errore perché questa saponetta, vedi come si chiama? Creme Soft, in tedesco Creme Soft. Il che significa che purtroppo non fa tanta schiuma, ma più che altro produce una cremina schiumettata, che a me non piace, a me piace proprio il sapone che fa la schiumona,
che ti dà gusto mentre la fai aumentare, no? Con la manualità che nel frattempo hai esercitato e che quindi ti viene bene. E comunque adesso mi sto lavando la faccia con questo sapone, funziona, però è una perdita di tempo perché, ripeto, devi stare ad aprire l'acqua più volte per alimentare la schiuma che purtroppo però non cresce. Qui puoi vedere anche qual è l'inci, olio di palma tutto spiano, cioè l'inci, così quando sarà finita questa saponetta, questo sapone, naturalmente comprerò un altro sapone e baderò. Che faccia schiuma, che sia un sapone che produce schiuma. Con chi si è lavato? Con cosa si è lavato la faccina? Qualcuno che non sono io con questo. Non so se ve l'avevo fatto già vedere, se ve ne avevo già parlato. Qui la marca è Cadea Vera. Uso altri prodotti, ho usato nel corso degli anni altri prodotti di questa marca, che è la marca interna delle drogherie Müller. Prezzi bassissimi, spesso ottimo inci. E questa è una crema lavante per il viso che costa, adesso non lo so quanto costa perché questa l'abbiamo comprata un paio di mesi fa e voi avete capito che i prezzi qui cambiano tutte le settimane, salgono, 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 salgono inesorabilmente tutte le settimane. Lo sai che c'erano cose che a maggio costavano la metà e a volte meno della metà di quello che costano adesso. C'erano cose che a maggio costavano ancora 65 centesimi e adesso costano 3 euro. Tu ridi, però è così, non c'è niente da ridere, infatti. Questa comunque è una crema lavante che quando l'abbiamo comprata era costata 99 centesimi, adesso voglio sperare che costi ancora intorno all'euro. Una crema lavante che ti dà 200 ml di prodotto, cioè molto di più di tutte le creme lavanti provate finora. È buona uguale, cioè ha veramente una buona qualità ed è una crema lavante per lavare la faccia di grandi e piccini, uomini e donne, va sempre bene, veramente. C'è in due varianti, c'è questa la variante blu e poi c'è la variante rossa che mi sembra sia per pelli d'età. In futuro proveremo anche la variante rossa e soprattutto, senti, la cosa più importante è che qui dentro non c'è l'alcol, il prezzo basso e l'assenza totale di alcol. C'è una profumazione. Oh, una vaga profumazione, come la profumazione che avevo una volta la crema per le mani Glisolid, quando era una crema che aveva una profumazione. Adesso hai capito, la crema Glisolid non ha più una profumazione. Con cosa mi sono lavata il corpo? È stato un dramma perché Valentina è diventata ancora più allergica del solito ai saponi e ai gel doccia che rimangono oleosi e in qualche certa misura appiccicosi sul corpo mentre li sciacqui. Non mi piace quando in fase di risciacquo, sciacqua che ti sciacqua, ci sono sempre ancora residui che sono proprio quasi oleosi. Una ragazza mi ha scritto: ma io diluisco il gel doccia e mi trovo bene così. No, ma non è questione di diluire, perché se tu anche diluissi il gel doccia, ti verrebbe a mancare il fattore schiuma, un gel doccia per lavare, cioè per pulire, lavare. Deve schiumare a sufficienza perché è la pappa schiumosa che poi, passata a lungo sulla pelle, ingloberà lo sporco e se lo porterà via, capisci? Se non c'è la schiuma, e quando diluisci un prodotto, la schiuma si indebolisce naturalmente. Devi schiumare aggiungendo acqua, ma se l'acqua c'è già in partenza, prima di schiumare, ciò indebolisce lo schiumamento del prodotto. Ho sempre la sensazione quando parlo di queste cose di star parlando di cose che io ho osservato nel corso dei decenni, ma che non sono scontate per tutte, e quindi vedo di non dilungarmi e spero che abbiate capito quello di cui ho appena finito di parlare. Il problema di questi gel doccia è che sono proprio formulati con ingredienti che rimangono oleosi. E rimangono oleosi apposta sulla pelle perché hanno un effetto condizionante, hanno un effetto allisciante, ammorbidente. Solo io questo effetto allisciante, ammorbidente non lo voglio. Già mi stavano antipatici prima i prodotti che facevano fatica a lasciarsi sciacquare, figuriamoci adesso. Allora il corpo me lo sono lavato a volte con questo sapone,
volte con questo mini gel doccia di al verde, questo mini gel doccia alla menta e bergamotto. Qua dentro non si sente né la menta né il bergamotto. Questo è sempre stato un gel doccia con una cattiva profumazione di prodotto per pulire il gabinetto, però ti posso dire che i gel doccia di Alverde, che costano però tanto, perché costano 1,39 euro, che per te in Italia non è niente, ma per noi in Germania è tanto, perché un gel doccia oggi come oggi, anche con il prezzo rialzatissimo, costa non più di 89 centesimi, un gel doccia di una marca interna, e quindi questo bio costa 1,39 euro, incomincia a essere un prezzo. Specialmente quando tutti gli altri prezzi sono aumentati e quindi ti scompaiono i soldi ogni mese da dentro le tasche senza che tu abbia fatto niente, senza che tu abbia comprato nulla in più del solito, anzi, semmai qualcosa in meno. Comunque, i gel doccia di Alverde sono veramente famosi per lasciarti la pelle come un piatto pulito scricchiolante. Non so se hai presente. Nel senso che, cioè, ci manca poco che siano abrasivi i gel doccia di Alverde, però appunto per questo si lasciano sciacquare molto facilmente. Quindi mi sono lavata il corpo con questo. Ma io dico, in estate abbiamo usato un gel doccia alla menta di una marca francese che si chiama Floram. Questo gel doccia si sciacquava via facilissimamente, era veramente una meraviglia. Cioè, che ci vuole a fare un gel doccia così? Solo che io quello all'epoca l'avevo pagato parecchi soldi, sui 9-10 euro, qualcosa così. Poi mi sono lavata con questo è il gel doccia di Today, il fantastico gel doccia al citrone in grass. Vai sul vocabolario e traduciti citrone in grass. Mi piace molto questo gel doccia da anni, infatti l'avete visto già altre volte insieme a quello alla lavanda sui miei video, nei miei video. Questo è un gel doccia che ti esce a toccoli, ti escono proprio gocciolone di gel denso, compatto, che poi tu però fai agevolmente schiumare fra le mani e tutto funziona bene. Oltretutto questo gel doccia è profumato. Veramente molto profumato e fresco, veramente unisex, perfetto gel doccia. Con cosa mi sono deodorata? Io mi sono deodorata ancora una volta nel mese di novembre con questo. Questo è un perfetto, fantastico, duraturo deodorante, duraturo nel senso che non ti fa puzzare nel corso della giornata. Non posso dire che sia duraturo nel tempo, nel senso che un flaconcino di questo genere, questo flaconcino è tutto roll-on. E poco contenitore, e in più il contenitore non è neanche riempito interamente, è riempito solo fin qua. È vero che questo costa o 1,10 euro, 1,09 euro, o poco sotto l'euro. È vero che costa veramente poco, però è anche vero che se lo usi tutti i giorni, questo ti finisce in un mese tranquillamente. Io però non lo uso tutti i giorni, lo uso soltanto quando mi devo arrabbiare e quando mi devo, come si dice in centro italiano, in italiano dell'Italia centrale. Uso il deodorante solo quando mi devo attaccare le mani per non venire alle mani con determinati figuri. E insomma, quando mi devo arrabbiare, quando so che la giornata sarà, come diceva appunto mio padre, ricordevole a causa delle ire causate da gente con cui devo avere per forza a che fare, allora mi deodoro copiosamente. Sotto le braccia, sotto le ascelle, prima di uscire di casa, perché mi sembra una cosa giusta da fare, no? Più che altro per non offendere il mio naso con l'eventuale tanfo, che comunque non c'è mai stato, però preventivamente. Adesso uso questo deodorante da un po' di mesi, anche questa è una scoperta del 2022 e ti posso dire alcune cose su questo deodorante che comunque sono negative. Questo deodorante in realtà ha una profumazione, ma questa profumazione assolutamente non è percettibile in nessun modo e questo per me è ottimo, va bene così. Questo deodorante però se non lo usi per 3-4 giorni di seguito, qui sul roll-on, si secca. E quindi fai un po' fatica a rimettere in circolo il prodotto.
L'altra cosa è che questo roll-on lascia le ascelle veramente bagnate e ci vuole un po' prima che si asciughino. Però io comunque mi metto il deodorante prima di incremarmi il corpo e poi nel tempo che ci metto a incremarmi il corpo e il deodorante finalmente alla fine si asciuga. E quindi per il momento in cui è ora di vestirsi, ormai si è asciugato tutto. Perciò non è un gran difetto, però insomma ti volevo semplicemente dire che un paio di piccoli difetti questo deodorante ce l'ha. Ma l'altra grande, enorme scoperta del 2022 è stato quest'altro deodorante. Vedi che qui la marca è ancora una volta Isana. Isana e Isana. Questa è sempre la marca interna del Rossmann, come del resto anche questo. Sono tutti i prodotti della marca interna del Rossmann. Questo è il deo spray alla profumazione cocco e vaniglia. Ora, questo non l'ho usato io, non lo uso io. Questa è una profumazione fantastica. Cioè, ti spruzzi questo sotto le ascelle e l'intero mondo profuma di cocco e di vaniglia. Fortunatamente la profumazione del cocco non c'è più di tanto. Qui c'è una esatta profumazione di biscotti alla vaniglia, di tè alla vaniglia. La profumazione è la stessa identica di questa candela. È una profumazione fantastica. Noi nel mese di ottobre avevamo usato il gel doccia di Isana con questa profumazione, però la profumazione non l'avevamo, cioè non le avevamo dato retta più di tanto, ma che cosa non è questo deodorante? Un qualcosa di fantastico, una profumazione bellissima che ti mette di buon umore, proprio ti mette di buon umore e ti rimette in pace con il mondo, ti fa sorridere senza che ci sia una ragione, no? Ti cade in testa il soffitto, c'hai dei vicini che sono in uno stato brado, drammaticamente anti-europeo, proprio antidiluviano e anti-europeo, e tutto quello che c'è intorno fa schifo all'ennesima potenza, però sorridi, sei contenta perché questo deodorante è buonissimo. Cioè, questo deodorante addosso a una persona un qualcosa di paradisiaco, veramente. Non ti mettere questo deodorante se non vuoi essere inseguito da gente ipnotizzata dalla profumazione meravigliosa di questo deodorante. L'inci di questo deodorante è un inci. Però non è un inci cattivo, perché qui dentro c'è butane, che se no come fai a spruzzarlo? Poi c'è alcol al secondo posto, non lo dire a nessuno che c'è l'alcol. Poi c'è propane, poi c'è trietil citrate, che è l'unico ingrediente che ti evita di puzzare. Quindi questo deodorante con certezza non funziona per chi puzza perché proprio ha problemi ormonali e per questo puzza. Poi c'è isobutane, poi c'è glicerina, poi c'è profumo, poi c'è isopropilmiristate, fenoxietanolo, etilexilglicerin, tocoferolo e acqua. Cioè, l'inci di questo deodorante non è malvagio, a parte le cose per spruzzare, gli agenti spruzzanti, anzi, gli agenti spraianti. Soprattutto questo deodorante costa 85 centesimi. Voglio dire, non so se mi sto spiegando. Siamo atterrati su questo deodorante perché l'altro deodorante, altrettanto meraviglioso, proprio adulto nella profumazione, che è Dark Passion, che è un deodorante maschile ma assolutamente unisex e meravigliosamente profumato anche lui di vaniglia, ma una vaniglia molto diversa da questa. È aumentato di prezzo e per un periodo non si è trovato più nei negozi. Prima noi lo pagavamo 99 centesimi, adesso il deodorante fa Dark Passion come tutti gli altri deodoranti fa, costa 1,65 euro di colpo. E quindi abbiamo riparato comprando un deodorante meno costoso e che ci fa più contenti. Però lo stesso continuiamo a comprare anche Dark Passion quando è in offerta e costa di nuovo 99 centesimi come un tempo. È veramente comunque tutti e due deodoranti meravigliosi. Dai, che meraviglioso! Però Dark Passion ha un inci peggiore rispetto a questo. Controlla tutti gli inci dei deodoranti di Isana perché ce ne sono alcuni che sono pessimi e altri che sono migliori. Cosa mi sono spalmata sul corpo per un buon momento, per un petit moment, per un certo periodo mi sono spalmata 4-5
quasi tutto il contenuto di questa crema per il corpo, che faceva parte di un'edizione limitata di Alterra, assolutamente atipica, perché i prodotti di questa edizione limitata non avevano una profumazione particolare. Non avevano quasi nessuna profumazione e non ci sono piaciuti. Anche l'idratanza, l'idratazione, il potere idratante di questa crema per il corpo, abbastanza inesistente, tant'è vero che l'ho dovuta integrare con un olio e neanche l'olio ce l'ha fatta ad idratare bene, ma comunque. Quindi io dimenticherei serenamente questa crema per il corpo. Abbiamo ancora la crema per le mani di questo stesso cofanetto che stiamo usando in questo periodo. La crema per le mani è identica, solo che si asciuga più velocemente, ma anche lei potere idratante, praticamente inesistente. E poi finalmente vi mostro questo burro corpo di Alterra che avevo comprato alla fine dell'estate, ma che siccome è intensamente profumato, in un'epoca in cui l'unica cosa che desideriamo in continuazione è poterci lavare, e poterci lavare copiosamente, io non sopporto la pelle che continua a profumare di qualcosa. Cioè, dopo che ti sei lavata, devi profumare di pulito, però in un modo blando, in un modo sottovoce. Invece questa crema ha una profumazione fantastica, meravigliosa di pesca, di pesca albicocca, che è un qualcosa di intensissimo e rimane poi sulla pelle. E significa anche che rimane sulle calze, rimane sulla biancheria, rimane su tutto quello che hai addosso. E non so se hai presente, la profumazione di pesca ha un non so che di carnale proprio. La profumazione di pesca ha un non so che di pelle di pesca che poi cambia a seconda di quanto è intenso il sole e di quanta è intensa l'umidità. E questa crema pure. Quindi certe volte ti sembra di andare in giro veramente con addosso una specie di odore troppo intenso di estate. Cioè, non so se riesco a spiegarmi. Questa crema per il corpo faceva parte di un'edizione limitata estiva, ma ne sono avanzati talmente tanti pezzi che adesso si trova ancora tranquillamente in giro in vendita dappertutto. Qui dentro c'è scritto bio mango e bio latte di riso, perché infatti io tutto il tempo vi sto parlando di pesca, ma in realtà la profumazione vorrebbe essere di mango, però secondo me è di pesca. Qui c'è olio di soia e al secondo posto, c'è acqua al primo posto, olio di soia al secondo posto e naturalmente alcol al terzo posto. Però poi qui dentro c'è anche burro di cacao, che è rarissimo nei prodotti tedeschi, ma perché infatti Alterra fa tutto insieme ai cinesi e quindi reperisce ingredienti e materie prime in altri posti, quindi non ha i canali soliti e di conseguenza non ha neanche gli inci soliti tedeschi, ha altri inci, Alterra tutti i suoi. Un'ottima crema, un burro idratantissimo che in una certa qual misura è anche un po' difficile da spalmare, però veramente un ottimo prodotto che è costato comunque sotto i 3 euro. Quindi un prezzo molto buono, qui dentro non c'è tanto perché ci sono, ma ci sono 200 ml dentro, però veramente l'odore è troppo intenso. Cosa mi sono spalmata, ma prima spruzzata in faccia ogni giorno, anche adesso. Allora, prima di tutto c'è il tonico di Alterra che io non vedo mai su base quotidiana in questa boccetta perché l'ho travasato qui dentro ed è questo quello che vedo ogni giorno. Questa boccetta, questa è la marca interna EcoBio del Rossmann e questa boccetta pure è la marca interna For Your Beauty che è una marca interna del Rossmann. Questo costa purtroppo 99 centesimi e questo è costato 2,79 euro, qualcosa di questo genere. C'era una ragazza, una signora, tra i miei video, tra i commenti dei miei video, che mi voleva proibire di comprarmi un tonico da 3 euro perché secondo la sua opinione non bisogna comprarsi un tonico se si hanno difficoltà finanziarie. Ora, un'altra ulteriore cosa che vorrei lanciare in faccia a questa signora è che alzi la mano chi al mondo non ha difficoltà finanziarie. Cioè, ci sono alcuni paperoni, ma se ci sono, di sicuro non sono qui
a commentare i miei video, a vedere e a guardare i miei video. Quindi, cioè, qui siamo tutti straccioni. Più o meno allo stesso modo. Perciò venirmi a scrivere che non mi posso permettere di avere voglia di comprarmi un tonico che per di più costa solo 3 euro è una smargiassata veramente da persona che non si rende bene conto di come sta parlando, di quello che sta dicendo e soprattutto non si rende conto, primo, che io non sono né sua sorella, né sua figlia, né sua nipote e quindi queste cose le andasse a dire ai suoi familiari e poi ne subisse anche le conseguenze, ma io non c'entro niente. Questo tonico è leggermente profumato, ma questa leggera profumazione fiorato alcolico, tuttavia non contiene alcol, però c'è una profumazione fiorata alcolica. Questa profumazione si sente abbastanza, però è piacevole, io la percepisco come piacevole. E poi, dopo aver passato il tonico, dopo essermi lavata la faccia con questo sapone, ho mescolato un pochino di questa crema che vedete qui in situazione di stress, perché oggi pomeriggio proprio l'ho tagliata, perché sta per finire. Avevo letto tra le opinioni di questa crema, a proposito, questa crema purtroppo Alterra l'ha tolta dal commercio alcuni mesi fa, non so il perché. Difficoltà finanziaria naturalmente, vedi, perfino Alterra che mi vende i tonici da 3 euro c'ha difficoltà finanziarie, non solo io, non solo tu, tutti. comunque questa linea non esiste più, era una linea per pelli mature, ma ce ne sono due altre, infatti vedrai prossimamente su questo canale il sostituto di questa crema, anche e ancora una volta di Alterra. La per là avevo pensato di credere a quello che io sono, ossia una persona che fa video su YouTube e quindi di offrirvi il servizio di provare una volta una crema di Alterra e una volta una crema di Alverde, poi fare un paragone, qual è meglio, qual è peggio, che ingredienti usa una ditta, che ingredienti usa l'altra. Ma poi ho pensato, ma chi me lo fa fare? Nessuno mi paga per venirvi a dire queste cose. Io sono rimasta molto contenta di questa crema e quindi mi sono ricomprata un'altra crema di Alterra e basta. Cioè, e non me ne importa assolutamente niente delle creme di Alverde. Alverde notoriamente fa prodotti che non sono buoni, non sono sufficienti. Costano leggermente di meno a questo punto rispetto ai prodotti del Terra, ma sono anche peggiori e quindi chi me lo fa fare veramente a rovinarmi la faccia per fare un favore a te? Cioè, non ci conosciamo. E comunque di favori te ne faccio già tanti, non ti preoccupare. Questa era la crema da notte, tuttavia è una crema molto buona, molto profumata, piuttosto idratante. Qui forse nel caso tu riesca a leggerli ci sono gli ingredienti. Olio di soia come sempre, olio, burro di karité come sempre, olio di macadamia come spesso, ma anche olio di argan, olio di rosa canina, no, rosa rubiginosa, estratto di papavero, cioè ci sono tante cose qui dentro. Una buona crema, veramente una buona crema, tuttavia io l'ho amalgamata ogni giorno della mia vita con un olio e il mese scorso avete visto l'olio che poi ho finito di Alterra e adesso ho cominciato questo meraviglioso olio che si chiama Wild Rose e qui dentro l'unico ingrediente di quest'olio è rosa canina. Questo è olio di frutto di rosa canina, cioè quanto di meglio tu possa trovare sul mercato. Questo è costato anche lui sotto i 3 euro. La marca è Isana, marca interna del Rossmann. Questa è un'edizione che rimarrà nei negozi per un po'. La boccetta addirittura è di vetro, mi fa una paura pazzesca. È arancione perché l'olio di rosa canina deve essere arancione. Questo olio è fantastico, veramente fantastico. Sono molto contenta che esista questo olio, ce ne sono due di oli in questa edizione limitata, uno è questo e l'altro con la confezione identica, questo si chiama, vedi, Wild Rose, invece l'altro ha una scritta leggermente più arancione, si chiama Karottenöl, ossia olio di carota, però i suoi ingredienti non, hanno anche la carota, c'è anche l'olio di carota all'interno, ma non solo, c'è anche l'olio di cocco idrogenato, cioè quello è una porcheria, questo invece c'ha veramente senso e mi trovo benissimo, sono contentissima, veramente con gli oli del Rossmann sono la persona più contenta dell'universo, tant'è vero
che pur andando tutte le settimane a dare un'occhiatina da TK Maxx è un negozio che rivende prodotti provenienti da tutto il mondo a prezzi stracciatissimi e scontatissimi, da TK Maxx da un po' di tempo a questa parte si è consolidata una sezione solo di oli per il viso. Ci sono veramente oli per il viso al prezzo fisso generalmente di 6,99 euro provenienti da tutto il mondo. Per quanto io possa guardare di settimana in settimana tutti questi oli, assolutamente non mi interessano per niente perché, cioè, con il Rossmann io sono a posto, ho gli oli migliori che potrei mai desiderare di avere e in più sono prodotti in questa nazione dove io sono e il Rossmann garantisce per ognuno di loro. Quindi proprio veramente. Che profumo ho usato? Ci avviciniamo alla fine di questo video. Ho usato per tutto il mese di novembre ostinatamente questo profumino che infatti è sceso giù, secondo me, della metà. Questo è il profumino che si chiama Japanese Cherry Blossom Body Mist. È un profumo antico del Body Shop, ma non escludo che esista ancora. Da tempo immemorabile, da settimane e settimane vorrei andare sia nell'unica filiale fisica rimasta in due regioni. Cioè, ti rendi conto che il Body Shop prima c'era in 1.000 filiali, in ogni quartiere c'era una filiale. Adesso io mi sposto quotidianamente fra due regioni. E fra due regioni c'è rimasta solo una filiale, tutto il resto ha chiuso, tutto ha chiuso. vabbè, questi sono altri discorsi. Questo è un profumo comunque molto buono, dolce, ma allo stesso tempo leggermente pungente, leggermente adulto, ma allo stesso tempo sufficientemente giocoso. È veramente buono, dolce, ma senza essere dolcissimissimo. Poi comunque adesso cambierò perché hai capito? Aiuto. Questo era il frigo, ma più che altro erano le ciotoline di coccio, de goccio che ho sul frigo. Hai capito che è già cominciato il mood vanigliato, no? Perché sempre intorno a Natale Valentina si autovaniglia. Valentina vanigliata. Con cosa ci siamo lavati i capelli? Fondamentalmente con due shampoo, e penso proprio che andremo avanti con gli shampoo, signori Fructis Garnier. Allora, qui c'è quello anti-shuppen sarebbe antiforfora, ce n'è rimasto pochino così non so se riesci a vederlo e lo finiremo presto. Questo è uno shampoo molto corposo che dà anche molta definizione ai capelli e però proprio per questo un pochino li ingrassa anche. Infatti se tu pensi di poter resistere una settimana ma anche 3 giorni con i capelli puliti dopo esserti lavata con questo shampoo, ecco, cioè elimina questo pensiero dalla tua testa, perché questo è uno shampoo per lavaggi frequenti, proprio perché ingrassa e, come ti posso dire, definisce molto il capello. Comunque un buono shampoo, leggermente profumato, con la classica profumazione buona di tutti gli shampoo di Fructis Garnier, però non il migliore che abbiamo provato. Il migliore che abbiamo provato, che si chiamava Hydra Bomb e di cui ci siamo accaparrati un'ultima bottiglia, purtroppo non esiste più perché è stato cambiato l'inci. L'inci che c'è adesso è lo stesso interamente naturale, ma molto più piccolo, cioè non c'è niente dentro praticamente. E ci sono cose che non servono a niente, come l'acido ialuronico. Cioè, perché devi mettere l'acido ialuronico dentro uno shampoo? Ma che ti dice la testa, signor Garnier? E poi c'è questo. Questo fa parte della linea che si chiama Bare Scezze, ossia tesori veri. E questo è per i capelli molto secchi e molto rovinati. Mi ci sono lavati i capelli anche oggi e codesto è il risultato. A me piace come shampoo, soprattutto con questo shampoo posso resistere quasi 7 giorni senza lavarmi i capelli. Non so in Italia, però in Germania ci sono diversi shampoo di questa linea, tutti quelli con la bottiglia trasparente hanno un inci interamente naturale. Tutti quelli invece con la bottiglia opaca, ossia attraverso la quale non è possibile vedere il livello del contenuto, hanno un inci velenoso. Quindi, come dire, adesso sei stata avvisata, fai i tuoi controlli. E poi, signore e signori, eccoci all'ultima scopertona, credo, del 2022, sicuramente l'ultima per quanto riguarda questo video. Signore e signori,
ritornata la spuma. Cioè, Valentina è con evidenza una persona che ha sempre portato i capelli lunghi, ce li ha sempre avuti mossi e li ha sempre tenuti a bada con la spuma. Cioè, la spuma e Valentina sono due cose. Valentina è una persona e la spuma è un'entità. Comunque, vabbè, tutto sommato sono anch'io un'entità. Dunque, Valentina e la spuma sono andate in giro sotto braccio come due entità profondamente connesse l'una all'altra per decenni. Poi a un certo punto la consapevolezza degli inci interamente naturali, gli ingredienti velenosi, ma soprattutto i policquaterni e siliconi che ci sono dentro le spume e i prezzi molto elevati delle poche spume inefficaci e interamente naturali che ci sono in commercio, quasi tutte contenenti tra l'altro alcol, mi hanno fatto cessare di usare una spuma, fino al giorno in cui mi sono stufata, soprattutto quando una spuma funzionante e tutto sommato buono, l'inci. Ci sono un paio di ingredienti qui dentro che sono funzionali. Attenzione tra l'altro perché non tutti i policquaterni sono siliconi, ci sono anche policquaterni che non sono siliconi, qui dentro ce n'è appunto uno. Ci sono degli ingredienti che sono degli ingredienti brutti, ma che sono ingredienti funzionali al funzionamento del prodotto. E quindi sono tornata alla spuma. Questa è la spuma, la variante per i capelli ricci. Ci sono altre spume in commercio in Germania che hanno un inci direi decisamente buono, però ho letto le opinioni dei consumatori e sono opinioni pessime. Quindi io sono andata a comprare quella che al prezzo migliore aveva le opinioni migliori. Questa infatti costa 85 centesimi. Cioè, non puoi volere altro proprio dalla vita. Signori, io devo bere perché basta, è un'ora che parlo, allora vi saluto e vi ringrazio. Questi erano i prodotti preferiti del mese di novembre, però ti devo dire una cosa su questa spuma, ossia che è molto bagnata, quindi devi tamponare bene i capelli prima di metterla, perché quando te la metti poi ti ribagna praticamente i capelli, ma appunto il fatto che ti bagni i capelli poi te li inanella anche e ti fa il mosso. Con questa spuma i capelli vengono molto inanellati, questa spuma non lascia residui, può essere riapplicata anche su base quotidiana, anche ogni giorno, e ti salva i capelli anche quando i capelli sono sporchi di una settimana. Cioè, se tu con i capelli sporchissimi di una settimana te li inumidisci e poi ci metti un pochino di questa spuma, i capelli ti si rinanellano, tutto va a posto da sé. Ecco, questo è veramente tutto. Ciao, ti ringrazio, ci vediamo la prossima settimana. Non ti ho parlato di questa. Questa è una crema per le mani puzzolentissima, puzza di bucato di una lavatrice con la muffa dentro, non so se è presente. Vedo alcuni vlog di ragazze italiane e ci sono alcune ragazze che all'imbocco della lavatrice hanno tanto così nero di muffa. Chissà se se ne accorgono, penso sempre. Ebbene, quando tiri fuori, quando metti il naso dentro queste lavatrici, si sente una ben precisa puzza. E questa crema per le mani ha esattamente quella puzza, puzza di bucato di lavatrice ammuffita. Ormai sono arrivata qui, mi manca così di crema e poi l'avrò finita del tutto. Questa si chiama Handnagel Balsam Camille. La marca è Pure, che è la marca interna dei supermercati hard discount Netto, e Netto è la versione hard discount del supermercato per persone benestanti tedesco che si chiama Edeka. La crema però è buona, non è malvagia, perché si asciuga molto molto in fretta, ti ricompatta le mani e se la usi continuativamente per un paio di giorni, cioè se tu in partenza hai le mani distrutte e ti metti con insistenza questa crema per un paio di giorni, dopo 2 giorni le mani sono riapposto, sono di nuovo a posto. E niente, però puzza, però finirà presto. Adesso è veramente tutto. Ciao, non ce la faccio più, non sopporto più di stare in questo video, quindi me ne vado. Ciao.